Un evento, tante emozioni, quattro meravigliose ragazze che hanno staccato il biglietto per la finale nazionale Miss Reginetta d'Italia. L'ultimo atto regionale si è svolto nell'Atrio del Carmi di Milazzo e ha coinvolto un numeroso pubblico che ha seguito con interesse tutte le fasi della kermesse di bellezza. È stata una bellissima esperienza. Abbiamo fatto veramente tantissimi lavori. Inizialmente abbiamo fatto il calendario di Miss Reginetta e siamo andati in Trentino al Rifugio Solander. È stata una settimana bellissima, siamo divertiti un sacco e infine ci hanno anche lasciato la spa libera. Penso sia stata la parte più bella. Poi abbiamo fatto l'anteprima del reality. Siamo andati a Villa Leri, giusto? Oh, la corona! Prima o poi cadrà questo, perché a Riccione cadrà la corona. Tanti momenti moda, ma anche tanto spettacolo, con il cantautore Antonio Cannistrà, il danzatore acrobatico Francesco Mirabile, la cantante Gabriella Bisignano, il cabarettista messinese Danny Napoli, che ha ricevuto l'Apox Award 2022 per il cabaret, e il giovane e talentuoso sassofonista Alfio Russo. In giuria già da stabile, Miss Reginetta d'Italia 2021, la consigliera comunale Fabiana Bambaci, l'assessore allo sport Antonio Nicosia, il cantautore Massimo Librere e responsabile per la Sicilia occidentale del concorso Giuseppe Messina. Aspirante Miss. Le più votate sono state la 15enne Fernanda Carani di Masca Lucia, la 17enne Martina Nobile, la 19enne Iulia Neagu di Barcellona Pozzo di Gotto e Maria Grazia Ferro di Mirabelli in Baccari. Le quattro Miss parteciperanno anche al reality TV Queen Mood, che andrà in onda in un'emittente televisiva nazionale. Comunque un applauso grandissimo a Francesco, perché ha organizzato tutto questo e io oggi sono venuto da Roma. L'ho trovato in calzoncini corti che sudava, quindi quando uno ci mette il sudore, ci mette il cuore, ci mette l'anima in quello che fa. Tra gli ospiti anche la dottoressa Donatella Manna, la presidente di Radio Zenit Teresa Impollonia, il musicista Giuseppe Costa e l'editore di Todo Modo TV José Villari. Sono doti, virtù che chi può deve sicuramente esercitare, perché intanto mettersi in gioco è un grande risultato per te e per chi ti può notare. Non ne dovremmo mai abusare. Con la speranza di portare qualche titolo nazionale in Sicilia, siamo tutti pronti a sostenere queste meravigliose ragazze, sostenute anche da noi di Antenna del Mediterraneo in questi ultimi 5 anni, con servizi ed interviste alle partecipanti a Miss Reginetta d'Italia, il concorso più seguito ed organizzato d'Italia. Sarà la grande woman.